teatro dell'eccellenza, una meraviglia dell'architettura sportiva dedicata a ospitare le emozioni più forti di questo sport straordinario. Benvenuti a tutti, manca poco al fischio d'inizio. E benvenuti all'evento più importante del calcio europeo, le grandi orecchie, la finale di UEFA Champions League sta per arrivare. Champions League. Il momento che aspettavamo. Zitti tutti, comincia la finale. Come in qualsiasi finale mi aspetto un atteggiamento prudente da parte di entrambe le squadre, specialmente all'inizio. Credo che sarà una partita molto tattica nelle prime fasi, molto combattuta, soprattutto a centrocampo. Paulinho. La mette sulla sinistra. Versalico. Tiene sul piano fisico. L'Atletico Madrid che prende subito il possesso della sfera. Quagliarella cerca un compa. Attenzione al tiro. Tiro davvero da dimenticare. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Attenzione! Buona! In gioco! Salta e colpisce di testa! Ha fallito una clamorosa occasione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Lungo passaggio in avanti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ecco Griezmann. Si libera alla grande. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Iturbe. Iturbe. Quagliarella riceve la palla. Vuole la. Tenta la conclusione. Gol! Gol meraviglioso! Questo è un gol che può decidere una stagione intera. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto.
cuore della partita, con un gol davvero pesante. Segnare per primi è sempre un vantaggio, ma farlo in una finale è spesso decisivo. Prova la giocata nello spazio. C'è la palla lunga, in avanti. Carrasco. Koke, scodella in avanti. Juanni Turbe. Il Foggia è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Cerca spazio. Pericolo in area. Non c'è il tiro. Fabio Quagliarella. Gol pazzeschi. Il marchio di fabbrica. Un 1-2 veramente da KO. Ha fintato e trovato l'angolo. Davvero spettacolare. Non sapevano più come affrontarlo. Li ha ubriacati tutti. Ed ecco che arriva il terzo gol per lui nella competizione. Il Foggia può gestire un comodo vantaggio di due reti. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Kolarov. Quagliarella. Prova il filtrante. Santa. Occhio al tiro. Eccola la rete. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Dunque. E arriva la fine del primo tempo. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Finisce questa prima frazione e vorrei un commento su questi primi 3-0. C'è una montagna da scalare per la squadra che è sotto nel punteggio. Si comincia. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. Se ne va, continua ad avanzare verso l'area. Santana la gioca all'indietro. L'avversario ha avuto la meglio e il portiere la fa sua. Correa. Lallana prova a verticalizzare. Torres cerca la profondità sulla fascia. Bersalico ha spazio per affondare. Intervento duro ma corretto. Carrasco, e non va troppo per il sottile. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Allarga sulla fascia. Iturbe! Ha mancato il bersaglio. La difesa sembrava imbambolata, non sono riusciti a contrastarlo per niente. Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Lallana, scodella in avanti. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Fallo, calcio di punizione. Tutto doveva fare tranne che commettere fallo in quella posizione. Ha sbagliato completamente. Ora gli avversari hanno un'ottima occasione sul calcio piazzato e ci sono dei buoni tiratori tra le loro fila. Carrasco!
Sono ancora vivi, sono ancora vivi. L'Atletico Madrid accorcia lo svantaggio, che adesso è di due reti. Iturbe. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Bella apertura. Matias Fernandez. Occhio al tiro. Insacca le spalle del portiere. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Vantaggio di tre reti, piuttosto rassicurante direi. Cerca l'uomo là davanti. Palla riconquistata immediatamente. Opportunità di ripartire. E passa Iturbe. La palla entra in area. E non ci arriva nessuno. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Santana, di forza. Santana! Ecco il corner. C'è il colpo di testa! Aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. C'era quasi. Ma poi qualcosa è andato storto. Juan Iturbe raccoglie un passaggio dalle retrovie. Lallana. Gaitán. Lungo passaggio in avanti. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Prova la giocata nello spazio, prova con la palla filtrante. E trova bene il compagno. Si libera alla grande. Conclusione. E c'è il gol! Stanno mostrando una superiorità evidente. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere, ha aspettato una sua mossa falsa prima di gonfiare la rete. E sono tre, e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È praticamente immarcabile, tripletta super meritata. Dominio assoluto. E l'arbitro dice che può bastare. È arrivato il fischio finale. E allora possiamo dirlo tutti insieme. Sono loro i campioni d'Europa.